Ciao a tutti ragazzi e bentornati sempre qui su Oblivion. Andiamo avanti anche oggi con la nostra serie fantastica e lunghissima. Sì, lo so che avete visto un salvataggio sopra quest'ultimo e che non mi sono ricordato di far partire il video prima e quindi non stavo registrando e ho ripreso da capo. Allora, oggi volevo portarvi una piccola di quest, di quelle tranquille, più o meno, tranquille, che ci sono nei paesini e in questo caso in una taverna. Vi dico piuttosto in fretta dove andiamo e cosa andiamo a fare. Anzi, non vi spoilerò cosa andiamo a fare, vi dico solo che andiamo da queste parti. Ed è una missioncina di quelle che vi vengono assegnate da brava gente delle taverne, insomma, di questo genere. E va bene, c'è un cancello di Oblivion nel mezzo, un vero peccato perché. Vabbè, noi passiamoci lontano, sì. No, passiamoci in mezzo, proprio brutale. Possiamo farlo? Ma perché no? Vai. Direttamente in mezzo. Non c'è nessuno che mi ha sgamato, però, Quasi quasi faccio il giro lontano. Giro lungo. Tra l'altro, ho dato solo un'occhiatina così, qua e là, tanto per gustare. Aglio. Eventuali mod ENB. Mod graphic per Oblivion, in effetti c'è qualcosina, per cui, a parte la texture pack pezzente che ho messo, qualcosa c'è. Beccato un orso, un lupo. Va bene, schifoso. Quindi magari, non so, prima o poi ci do uno sguardo e vedo se riesco a metterci qualcosa di interessante. Allora, prendiamoci subito il bell'arco, perché vedo un orso e non posso resistere alla tentazione di. Non ho le frecce, incredibile. Come si può andare in giro per il bosco senza frecce sulla schiena? Dai, quello d'argento direi che. No, quello d'acciaio. Il danno che voi vedete essere in questo caso 3, ma. Per più frecce di diverso tipo, in realtà è arrotondato, nel senso che. Se voi andate a vedere, poi il danno si misura con la virgola. Ma che schifo di arciere sei? Dai, sei un elfo. Non puoi essere un arciere così schifoso. Il danno si misura con la virgola e compare che cifre dopo la virgola e. In questo caso non vengono mostrate, però. Sappiate che ci sono. Comunque, la mia filosofia è che se è una cosa dopo la virgola non va considerata. Ma che figo. Questo qua sembra proprio un orso di quelli di peluche che si trovano a volte, no? Guardate quanto è buono. Dai, simpatico. Va bene. Era molto simpatico, però. Era. Quindi. Pace. Allora, ecco, tu dici una grotta e là sotto c'è la nostra taverna. Chi è adesso che rompe? Un orso nero. Mi ha sparato via proprio tanto, eh. Brucia. Brucia all'inferno. Va bene. Proseguiamo, va. Non facciamoci turbare da tutta questa. Questa sorta di. Au! C'è un altare laggiù. C'è un altare. Un coso dedrico lì. Peccato. Vabbè, magari ci passiamo poi un'altra volta. Adesso faccio dei salti assurdi. Mi faccio un male. Ok, allora, la tavernetta, se non sbaglio, è proprio questa qui. È molto carina, da dietro anche. Locanda Roxey, esatto, c'è un cavallo che si farebbe voglia di rubare, ma è in realtà delle guardie imperiali, per cui è una pessima idea. Buongiorno. Allora, gente in armatura di vetro. Fantastico. Parliamoci un attimo, perché gente vestita così di solito ha qualche significato, poi non è detto, eh. Tipo no, vedete, sono mercenari a caso, mi sa. Però cavolo, c'è. Con l'armatura dedrica, wow. Allora, negoziante, naturalmente. Questa subito ti accoglie con una cosa strana e tu dici, what? Insomma, vi riassumo io perché non ho voglia di leggere tutte queste cose. Una strega negromante si è piazzata in un posto alquanto scomodo, dietro la locanda di questa poveretta, e quindi, diciamo, le scaccia ai clienti in qualche modo. Alla gente non piace stare troppo in presenza di negromanti. E dunque ci ha detto: vai e levamela dalle scatole. È quello che faremo noi, in effetti, proprio questo. Andremo e la leveremo dalle scatole. Bene. Ho già visto un'ombra brutta, invece forse era solo un sasso. Era un sasso. Granchio! Boom! No! Chi l'aveva visto quello?
voglia. Come al solito sono più forti di noi. Oh, come ha fatto a fare questo attacco? Guarda qua. Carino. Vediamo quello laterale. Vabbè, muori, senti, sai che ti dico. Qua c'è uno scrigno. Ho preso pure l'anima, incredibile. Proseguiamo la nostra avventura. Questa grotta è una grotta piccolina, come potete vedere, tant'è che si vede che... apriti. Si vede proprio che è già nella stessa stanza. Siamo già arrivati. Non puoi avermi visto però, non puoi proprio. Ehi, c'è un sacco di gente, aspetta un attimo. Questo è strano. Perché sono bloccato? No! Gente strana. Paura. Vattene tu. Non posso... ecco, fardello, mi sono beccato. Perfetto. Oh, schifoso. Beh, mi bloccano, sapete che vi dico... Ah, cavolo, sto per morire, non me ne ho neanche accorto. Allora, io di sicuro... Cura. Ah, riflesso, fantastico. La prendo subito. E poi guarigione. Vai giù di guarigione pesante. Ok. Colpiscimi ora, schifosa. Ti fai più male di quanto mi fai a me. Dai che fra poco possiamo partire e muoverci. Comunque, ops. Ecco, infatti. È morta da sola. Mi è piaciuto come ho ucciso la tizia. Adesso le tiro delle frecce perché sennò la gente non penserà che l'ho uccisa io. Va bene. Non sono neanche riuscito a colpirla, renditi conto. Allora, l'unica cosa che aveva di valorosa è la mazza. Però io ho visto una tizia con un bastone fantastico che... è sparita, cioè finita qua giù, bastone fulmine. Quindi in realtà non era una da sola, ci aveva l'amichetta, diciamo. Molto bene. Sì, la pergamena del cavolo. Tra i premi abbiamo pietra preziosa che io adoro. Poi è vero che le vendo tutte, però quando giocavo invece senza fare video non le vendevo affatto tutte, ma anzi era un magna magna. Ah, mi ricordo questo posto, mi ricordo che ero arrivato a questo scrigno e non ero riuscito ad aprirlo perché non avevo Grimaldelli. Guarda, i ricordi che affiorano. Allora, cos'è che posso buttare perché non mi serve a niente? Qualche cosa tipo... non so, ingredienti a caso, oggetti a caso, ogni tanto uno si trova... degli oggetti strani, non capisci bene, tipo, vabbè, i libri, ok, chiavi non pesano, pietre strane, no, pesano, ce l'ho tutte, no, ecco, sì, no, però quella non posso buttarla, va bene, come ho detto, buttiamo giù pure qualcosa di pesante, quanto manca? 4, ma la corazza è finita, via, ok, e quindi niente, torniamo indietro, non c'è un'altra porta, vero? No, quindi questa miniera era... piuttosto piccolina, chiamala miniera, è una grotta piuttosto piccolina. Poi in realtà forse c'era un'altra strada. Io tipo guardando giù di qua scopro che non ci sono ancora passato. Se volete possiamo dare un'occhiatina giusto per... sì, ma anche no, dai. Sentivo un respiro pesante da creatura del demonio. Allora ho detto, ma sì, chi se ne frega. Era di sicuro un fantasmino, però di quelli proprio gracili e docili, no? Va bene, completiamo la missione andando a parlare con la tizia. Esterminando tutti gli avventurieri che ci sono lì per prenderci le armature. No, non lo faccio perché... solo perché non ho peso, non posso portare altra roba. Guarda qua, c'è una branda. Dormiamo un'ora, dai. Così, a caso. Ecco, adesso sapete che c'è una branda nel caso ne aveste bisogno. Perché in Oblivion le brande sono molto utili, no? Servono solo per salire di livello. Questi sono sempre qui. Sempre armati fino ai denti. È morto. Ok. 570 euro non è poco. Non è poco. 570. Allora, vediamo se riesco a darle qualcosa. A rifilarle qualche cosa inutile. Tipo le pozioni inutili. Non lo so. Queste sono inutili, ad esempio. A 50 euro, come fai ad avere 50 di oro? È una poveraccia, però. Vabbè. Aiuto, mi sto assordando. Cos'è sta musica che incalza? Facciamo così. Me ne vado perché. Ho già capito. Mi sono già stufato di sta tizia. Bene, bene, bene. Quindi la missione l'abbiamo completata subito in un attimo. Vedo che c'è un altro cancello di Oblivion. Non posso... oh, non fermarti. Non posso resistere alla tentazione di vederlo. Porca puttana. 20 fps. La 970, incredibile.
Sì, però è molto, molto, molto lontano, quindi direi che balza. Allora, e niente, continuiamo con le nostre questioni in sospeso, con la Guilda dei Guerrieri. Oh, aspetta un attimo. Andare a bravi. Magari non la finiamo la quest di oggi, non credo, perché che ora è? Sono le 7:30. Comunque, ma magari sì, no, non è detto comunque. Adesso vediamo. Ecco, vedete, adesso tipo sto facendo 7 FPS durante il caricamento e quindi questo problema crea uno sfasamento enorme quando edito. Allora, noi dobbiamo parlare con Magdir, come cavolo si chiama, quello stupido che non riesce mai a fare un lavoro. Io sono abbastanza convinto che sia. Beh, aspetta, possiamo ancora guardare qui, eh? E qui la Gilda dei Guerrieri potrebbe essere una buona idea andare a chiedere due cose. Comunque, secondo me è ficcato in qualche locanda, di sicuro. Sì, ho chiuso il cancello di Oblivion. Ecco. Grazie. Vedete che era nella locanda. Io ci sarei andato al colpo sicuro. Infatti, era in quella di là. Va bene. Io ho queste reminiscenze in Oblivion che sono delle cose paurose. A volte mi inquieto io stesso perché ricordarsi una cosa del genere, dove era Maglir, è proprio strano. Va bene. Si vede che l'ho cercato per delle ore. Può anche darsi, tranquillamente. Bene, gli orchi hanno il potere forsennato, chi se ne frega. Magdir, fatti vedere. Questo sì che è forte, guarda che è. Oh, guarda che armatura. E guarda anche questa armatura. Allora, ragazzi, siamo arrivati a una svolta nella Gilda dei Guerrieri. Vedete che questo inizia a insultarmi perché sono della Gilda. Defaulted, perché la traduzione italiana ne sa. E lui si lamenta. Io sono della compagnia Blackwood adesso. Sono pieno di lavoro. La paga è buona. Non ho Orient, che è quello lì che ci dà i lavori. Che mi rompe. Tu non hai onore. Beh, il lavoro deve essere completato. Sei quello che mi ha abbandonato a Orient. Metto quello d'attacco. Quindi questo simpaticone, che è stronzo. Tu cos'è che vuoi? Ah, insomma, cosa ha fatto? È passato la compagnia di Blackwood, che ha questa armatura fighissima e lo scudo altrettanto fighissimo, che è lo stesso che abbiamo trovato in quella grotta, se vi ricordate. E tutto questo ha un significato. Cosa devo fare adesso? Devo dirlo al tizio? Vabbè. Tutto questo ha un significato che scopriremo poi più avanti. Comunque, già iniziate a intuire la compagnia di Blackwood si sta pian piano sostituendo alla Gilda. Vedete che ha detto: ah, ho lavoro, sono ben pagato. Cosa che invece nella Gilda dei Guerrieri non capita mai, perché il lavoro della Gilda dei Guerrieri di solito è: oh, o vai a ammazzare i ratti della tizia, oppure vai a ammazzare i leoni che ammazzano i ratti della tizia. Insomma, sono lavori un po' del cavolo e la paga non è mai super. E invece sembra che questa compagnia di Blackwood vada alla grande. Cerchiamo un po' di scoprire il perché allora. Quindi io sono tornato, non c'era scritto di tornare, però ho pensato che fosse il momento di tornare e spifferare tutto, cioè spiegare la situazione al capo, che ovviamente non c'è perché è notte. Vabbè, noi aspettiamo qualche oretta, tanto siamo ormai abituati ad aspettare tempo su tempo. Alle 8:44 direi che dovrebbe esserci. Ah, questo è importante. Però non è lei. Andiamo a parlare con il tizio. Tu ti sei seduto alla sedia del capo, ti ho visto, non dovresti farlo. Questo è il facchino inutile. Il facchetto. Oh! Ho parlato con Magdir, sì. Cosa mi ha detto? Mi ha detto che vuole rompere le scatole. Quindi, insomma, succo della cosa che devo completare io la missione di Magdir. Perché? Perché la tizia che ci ha pagato, se no si incavola. Allora, torniamo di nuovo bravi. Bravi che ha una bella bella città, bravi. Io mi ricordo che quando giocavo nella vecchia partita di cui vi parlo ogni volta, che è una cosa leggendaria ormai, la prima casa che avevo comprato era stata proprio in questa città. Ed era stato carino. Allora, intanto, già che passiamo, ho pensato, parliamo con questa. Forsamo, già perché traduciamo sempre, sempre meglio. Trovano imperiale. Queste sono combinazioni automatiche che fa di cose. Per cui, dopo un po' di volte, tipo centinaia che facevo io, si vedono sempre gli stessi nomi. E uno si chiede: ma che cazzo? Comunque, Sivir è una bella. C'era stato a un certo punto un periodo in cui, dopo Oblivion, cioè prima che uscisse Skyrim, che esistesse, eccetera,
Si diceva che il nuovo The Elder Scrolls sarebbe stato ambientato proprio nel Sivir, una regione non tanto grande, cioè tipo una metà di Sivir, però è la patria dei Kashyyyk, che sono quei volpotti che vedete ogni tanto. E quindi sembrava una cosa fantastica, in realtà poi non è mai andata così. È uscito Skyrim e per me, guarda, ci sta solo, perché Skyrim è un capolavoro anche lui. Allora, sono andato alla Gilda dei Maghi, seguendo il puntatore rosso, che mi indica di parlare con una che si muove qua. Questa, bella alta. Buon lavoro per te. Dammi del fiele di Imp. Allora. Il fiele di Imp è un aggeggio, un fiele esiste anche in italiano come parola, scoperto da Oblivion, Oblivion insegna. È una roba, insomma, che c'hanno gli Imp, quindi se uno ammazza gli Imp, se lo prende. Allora, questa già parla male della compagnia di Blackwood. Sarebbe stato colmo se io gli avessi detto lei. Oh, giusto, mi rivolgerò a loro. Allora, lei mi ha consigliato per fortuna un posto dove trovare un bel po' di imp, perché sennò mi sarei annoiato. Vicino Bravi, quindi non dobbiamo fare troppa strada. Insomma, un'ottima combinazione di eventi. Bene. Chiaro, perché spawniamo. Ma che cazzo! Eh sì, vabbè. Con il mio spadino cosa voglio fare? Oh, porca miseria! Allora, basta. Però sono tutti vicini, per cui io ho un bastone di sicuro che fa del danno da colpo di massa, no? C'è qualcosa che. Ecco. Questo qui. Stronzi. Bam! Bam! Morite, stronzi! Boom! Allora, io sono soddisfatto. Basta, la partita di oggi vale la pena. Va bene. Mi è piaciuto questo sterminio. Avete visto quanti colpi ci sono voluti solo per tirarne giù uno? Sono straforti quei cosi. Allora. Proseguiamo. Siamo arrivati a questa grotticilla che ci era stata consigliata dalla tizia. Se ora potessi anche arrivare alla porta, sarei contentissimo. E va bene, sarebbe stato bello averne già un po' di fili di. Chi è che rompe adesso, eh? Un imp, speriamo almeno. Sì. Vedete, gli imp sono sti cosi piccolini che fanno schifo come vita, a quanto pare. Però, tirano incantesimi abbastanza forti, per cui state attenti se giocate a livelli di difficoltà decenti, non come faccio io. Perché sono abbastanza fortini se vi prendono. Di solito tirano i fulmini o le palle di fuoco, raramente. Ma di solito principalmente i fulmini. Basta aprire questi scrigni inutili, dai. Allora. Ecco, vedete, questa è la pala di fuoco. Allora, vai con imp. Con impeto. Altro fiele. Ottimo. Non è che si avvicinano per caso. Beh, teoricamente ne ho già abbastanza, però a sto punto facciamo pulizia totale. Ok, perfetto. Direi che ottimo. Siamo riusciti. Sono carini perché sono piccoli. Questi cosetti. Piccoli teneri. Va bene. Direi che possiamo anche andarci. Tanto non. Boh, ce ne saranno anche altri, ma non ci importa. Ok. Andiamo pure. Torniamo su. Allora, adesso un attimo, perché dovrebbe essere di qua la strada, però non ne sono sicuro. Sì, quello scrigno l'ho già visto. Quindi 10, probabilmente non ne ho uccisi 10 io. Credo di averne ucciso un po' di meno. Si vede che qualcosa già avevo di questo fiele. Per altri motivi, ce l'avevo già. Meglio, meglio. Abbiamo risparmiato qualche minutino. Quindi, insomma, ragazzi, a parte il fiele di Imp, che chi se ne frega, detto fra noi, avete visto che la situazione della gilda dei guerrieri si sta facendo parecchio complicata e interessante? Perché iniziano ad esserci un po' di problemini. E il finale di quella. Della serie della Gilda è fantastico. Ah, vi ho fatto mai vedere sto posto? Aspetta, dov'è? Ci sono sti qua che si bevono la vita. Praticamente, sti qui sono i levitori di Skooma, che è una droga, una cosa del genere. E se poi voi entrate lì dentro, è pieno zeppo di sti tizi che bevono. Bottigliette. Ok. Sbagliato di nuovo, perché io non devo andare al bar, ma devo andare alla Gilda dei Maghi. Di qua. Voilà.
Eccomi cara, sono tornato. Tieni, pigliati la tua roba inutile. E voilà, via. Quindi ragazzi, missione completata. Mirato un anello di schermatura. Anello delle gide, non riuscirete mai più a togliervelo dalle scatole, sto anello. E va bene, quindi adesso bisogna tornare dal tizio. Noi torniamo pure. E via. Le prossime missioni poi le faremo altre volte. Ah, ecco, no, vorrei vedere poi se ci sono anche missioni ad Anvil o in altre città. Quindi magari non torniamo da lui. Perché non ne sono sicuro in realtà che ci siano. Però, boh, non vorrei perdermene neanche una. Quindi niente, ragazzi. Finiamo qui l'episodio, non perdetevi il prossimo. Ci vediamo alla prossima. Ciao!